Benvenuti a Il Punto, trasmissione settimanale di approfondimento dal centro video di Palazzo Cesaroni. Ospiti quest'oggi i consiglieri Carla Casciari del Partito Democratico, Claudio Ricci, gruppo misto. Buona serata e grazie dell'ospitalità. Siamo in tempi importanti per i tempi della Regione e in vista il bilancio regionale, il DEFR una sigla orribile che molti non comprenderanno, che significa documento economico finanziario regionale per distinguerlo dal DEF del governo, e insomma documenti molto corposi dove c'è un po' tutta la politica dell'istituzione. Io allora partirei da qui per due pareri, maggioranza opposizione, con Carla Casciari. Sì, grazie, buonasera a tutti. Eh, sì, eh, a fine dell'anno questo importante appuntamento che definisce non solo dal punto di vista finanziario ma anche di programmazione gli obiettivi eh, della Regione dell'Umbria, è un documento che tiene conto del dato economico, eh, naturalmente nel nostro caso anche eh, del sisma e quindi è legato eh, a doppio filo alla ricostruzione e anche agli interventi eh, diciamo programmati con tutti eh, la nostra nuova programmazione comunitaria. Programmazione comunitaria che al uh, fine eh, 2018 uh, dovrà fare anche i conti con gli impegni e quindi l'accelerazione di alcune eh, misure importanti, soprattutto per quello che riguarda le imprese e quindi lo sviluppo economico, il mantenimento eh, degli obiettivi, eh, naturalmente, per quelli che sono ehm, diciamo, l'ambito del welfare e della protezione sociale, eh, una forte ehm, spinta eh, alle. Le imprese soprattutto in punti chiave che sono emersi anche dall'ultima ricerca, dall'ultimo approfondimento che è stato fatto dall'Assemblea legislativa a fine del mese scorso e quindi una spinta forte alla qualificazione del management delle imprese che è un po' il punto dolente in questo momento, in questa fase storica della nostra economia. Eh, per il resto eh, una spinta agli investimenti importanti con 53 milioni eh, appunto, di investimenti per opere diciamo, che poi magari approfondiremo meglio e eh, una regione che ancora per fortuna i conti in eh, ordine diciamo così, eh, pesa naturalmente molto moltissimo la sanità con circa 1,7 miliardi sul bilancio, quelle della sanità sono spese piuttosto incomprimibili, quindi sono spese che hanno dei target precisi e che ci fanno anche essere una regione però... Prima tra le regioni nella, diciamo, nella gestione di questo importante fondo, eh, sicuramente diciamo, l'attenzione forte eh, appunto su eh, questi segni positivi che eh, si sono avuti di ripresa economica, ma che eh, diciamo, vanno attenzionati mh, in modo particolare eh, vista un po' la debolezza eh, delle nostre piccole, piccolissime imprese. Claudio Ricci, non le chiedo l'intenzione di voto, ma siamo quasi lì. Ormai l'Aula si occuperà eh, di questo, quindi di tutta la manovra economica della Regione. La sua impressione, punti deboli, punti di forza, che cosa vorrebbe lei? Credo che il documento di economia e finanza regionale della Regione Umbria dovrebbe diventare molto più pragmatico. Questo è quello che io sosterrò durante i lavori in assemblea legislativa. Pragmatico significa avere degli obiettivi precisi, definire delle risorse precise, ma soprattutto, io insisto spesso, nella capacità di eh, inserire degli indicatori, dei misuratori, che di anno in anno possano misurare eh, l'efficacia, l'efficienza delle azioni e delle risorse. Che si vanno ad investire. Nel documento di economia e finanza regionale c'è un dato che viene riportato con oggettività: l'Umbria, in questi dieci anni, ha perduto 13.000 posti di lavoro. Altre fonti arrivano a circa 15.000 posti di lavoro in dieci anni. Io credo che l'Umbria dovrebbe su questo, lavorando come regione e riducendo sprechi, inefficienze, riorganizzando le società partecipate, recuperare almeno dai 50 ai 100 milioni di euro in più all'anno per destinare queste risorse a sostegni sociali a servizi, a implementare i servizi di trasporto e soprattutto a fare in modo che le nostre imprese, soprattutto quelle piccole, da 5 a 10 addetti, che sono oltre il 70% del prodotto interno lordo, abbiano dei sostegni reali. Sostegni, come veniva citato, per la formazione professionale, per l'innovazione per gli investimenti, ma anche meno tasse a partire dall'IRAP, imposta regionale attività produttive. Per quanto riguarda il sisma che lei ha correttamente, direi, citato in maniera preminente, io ho votato la legge regionale, testo unico in materia di ricostruzione post-sisma, l'ho votata perché... A mio avviso andava nella logica della semplificazione urbanistica, ridurre i tempi di rilascio delle autorizzazioni, andava nella logica di coniugare la ricostruzione con lo sviluppo attraverso il piano di sviluppo della Valnerina e anche si poneva eh, il quesito, l'obiettivo della qualità, introducendo delle linee guida che anticipano anche il piano paesaggistico regionale. Ma io insisterò molto in Assemblea legislativa sulle risorse. L'Umbria, l'Assemblea legislativa dell'Umbria, deve chiedere al governo che inserisca adeguate risorse per cassa per tutte e quattro le regioni che sono state colpite da un sisma grave nell'anno 2016. Io ho chiesto alla Ragioneria Generale dello Stato italiano quante erano le risorse per cassa disponibili a valere nell'anno 2018. E comunicherò in aula che il Ragioniere Generale dello Stato mi ha e ci ha risposto indicando in solo 1,5 miliardi, ripeto 1,5 miliardi. Quando nelle quattro regioni del centro Italia ne necessitano 23 di miliardi, a valere all'anno finanziario 2018 per cassa ci sono solo 1,5 miliardi di euro. E io credo che l'Assemblea legislativa su questo dovrà insistere molto perché ci siano risorse per cassa subito disponibili che consentano alle regioni e ai comuni di operare in maniera efficace ed efficiente e anche ovviamente avere quelle risorse umane che servono nei comuni per poter sviluppare le procedure amministrative necessarie affinché la ricostruzione sia, come nel 1997, un motore di sviluppo per l'intero quadro regionale. Perfetto, questo quindi è un quadro che è andato a toccare anche tutti diciamo, gli argomenti eh, principali. Ce ne sono alcuni di collaterali che sono emersi nelle ultime settimane e ritorno a Carla Casciari perché questo è un utilizzo eh, di una cosa che c'è ma non viene sfruttata. Parlo del Banco della Terra perché la Giunta regionale ha appena licenziato un provvedimento che si chiama proprio così il Banco della Terra. Che vuol dire? Ci sono e parla del riutilizzo di terreni e di fabbricati. Ecco, da parte di chi e quali sono le finalità lo chiederei a Carla Casciari perché nel, due anni fa ormai ha presentato sì. un'interrogazione e poi alla fine ci vuole tempo ma si arriva anche ad atti veri e propri come questo. No? Quindi riutilizzo di cose che la regione, che, che, che sono pubbliche, che ci sono però che nessuno usa. Come e dove? Sì, dunque, eh, questo è un provvedimento che aspettavo personalmente insieme al mio collega capogruppo eh, Chiacchieroni abbiamo già fatto diciamo, un'interrogazione alla Giunta appunto diverso tempo fa il Banco della Terra è, un, è una parte della legge regionale di una legge regionale importante eh, che andava in qualche modo strutturato perché era rimasto sospeso finalmente eh, ieri la, da poco la, la Giunta presentava la partenza di questo percorso che è un percorso importante perché destina fondamentalmente terreni ma anche fabbricati come ricordava Ehm, all'uso civile, all'uso pubblico, quindi la messa a disposizione di terreni di, ampe, eh, di ampia anche estensione, eh, su presentazione di un, dopo presentazione di un business plan eh, da parte, eh, speriamo, dei, dei giovani, io su questo avevo puntato, appunto l'imprenditoria eh, giovanile, soprattutto in ambito agricolo, è uno di quei settori eh, che vede l'Umbria alle prime posizioni, quindi questa è un'opportunità per i giovani per stare nel loro territorio, per rimanere nel loro territorio, per utilizzare eh, appunto, terreni a oggi incolti eh, e anche fabbricati eh, di proprietà della regione non utilizzati, eh, aspettavamo appunto eh, che l'agenzia di forestazione insieme al patrimonio della regione Umbria eh, diciamo predisponesse un elenco aggiornato questo elenco è in fase diciamo conclusiva eh, per ora mh, così uh, l'assessore appunto ha dichiarato eh, partiranno uh, l'aggiudicazione quindi si apriranno i bandi eh, in alcuni in alcuni territori eh, San Venanzo Avigliano Orvieto eh, mi sembra Costaccialo cioè dove eh, ci sono proprietà importanti eh, terreni proprietà eh, importanti di terreni della regione Umbria eh, e quindi eh, si avvierà con i comuni intanto un percorso partecipativo territoriale per far conoscere questa quest opportunità. Eh, credo che eh, coniughi al meglio eh, la valorizzazione eh, delle zone diciamo, periferiche, delle aree interne della nostra regione, il fatto che giovani e comuni possano uh, progettare uh, anche percorsi di innovazione che riguardano il turismo uh, per esempio ma anche tutto uh, l'ambito uh, di agricoltura innovativa uh, nuove per esempio io ho uh, fatto anche una mozione per sostenere soprattutto in alcuni terreni uh, un'incentivazione della produzione dei noccioli uh, visto che uh, appunto siamo uh, territorio dove la nocciola esprime qualcosa, penso al bacio perugina, quindi una nocciola di qualità e una filiera della nocciola in Umbria, quindi mi auguro che eh, diciamo appunto giovani, innovazione, eh, territorio e eh, eh, proprietà regionali possano trovare sinergia per una nuova anche economia locale. Un ritorno al futuro. Ricordo a tutti coloro che fossero interessati, il bando uscirà nel 2019, cioè stiamo parlando di una cosa appena Nota e quindi sarà possibile inserirsi e ci sarà sicuramente chi vorrà approfittare di questa e di altre occasioni. Ricci, queste, rispetto ai miliardi di cui abbiamo bisogno come Regione Umbria nel computo che lei faceva qualche istante fa. Queste sono piccole cose, però piccole e importanti cose che alla fine muovono un'economia e muovono anche la capacità delle persone di rapportarsi con il territorio e con le cose che ci sono. Dicevo, ritorno al futuro perché c'è stata la grande fuga dalle campagne e poi la disoccupazione di massa, quindi alla fine una strada che ci faccia ripercorrere radici ben piantate in una regione come questa e penso appunto a tutte queste possibilità che ci sono, al recupero del patrimonio, anche di questo si è parlato con gli assessori ultimamente, insomma un'operazione di recupero può essere anche un investimento per il futuro. Credo che la Regione Umbria, io ho condiviso anche in Assemblea Legislativa l'impostazione de, del disegno di legge che ha riordinato il quadro della valorizzazione delle proprietà del sistema regionale. È stato, credo, un atto importante, diamo anche qualche numero quantitativo, stiamo parlando di circa 30.000 ettari di terreni e stiamo parlando di circa 250 edifici, in particolare sono edifici sparsi, alcuni di questi già sono stati oggetto anche di recupero attraverso misure anche post-sisma 1997, quindi un patrimonio importante della Regione Umbria e bene ha fatto la Regione Umbria a porsi l'obiettivo di come questi elementi non debbano essere delle passività ma debbano essere delle attività per il quadro regionale anche in relazione al ruolo che può svolgere un'agenzia regionale importante come l'Afor. L'Afor è l'agenzia regionale che sostanzialmente andrà a sostituire molte competenze prima svolte dalle ormai ex comunità montane, Agenzia Forestale Regionale, stiamo parlando di acronimi AFOR. Credo che sia stato un quadro legislativo importante anche perché consentirà l'utilizzo di questi beni anche per un lungo periodo, quindi imprenditori che fossero interessati ad acquisire o enti ad acquisire questi immobili, potranno gestirli per un lungo periodo e questo andrà a determinare anche la possibilità di svolgere su questi degli investimenti che poi avranno il tempo gli imprenditori di recuperare con anche il lungo periodo entro cui potranno gestirli. Ma lei toccava il tema essenziale, il monitoraggio del territorio. Spesso noi parliamo di settore turistico extra alberghiero, parliamo di agricoltura di qualità, ma c'è un elemento importante che il territorio viene tenuto in buona manutenzione se ci sono le persone. Che ci abitano, se le persone ci, eh, ci abitano e allora. vi lavorano. E da questo punto di vista non dobbiamo mai dimenticare l'importanza strategica per territori come l'Umbria, che sono piccoli territori ma, come si dice, configurati da piccoli paesi cessellati nel paesaggio storico urbano, delle risorse europee. Prima il consigliere Carla Casciari in maniera molto corretta ricordava i dati, io ne voglio aggiungere uno. Ogni anno, in quest'anno finanziario 2019, la Regione Umbria aveva un bilancio di circa 2,6 miliardi di euro, ma veniva citato che molti sono costi fissi, quasi il 70% per la sanità. Cosa rimane dove poter decidere di questi 2,6 miliardi di euro? rimangono dai 200 ai 300 milioni dove ogni anno la Regione può decidere. Però a questo si aggiungono circa 250 milioni di euro all'anno che provengono dall'Unione Europea. L'Unione Europea per la Regione, per il nostro Paese, non è importante, è una componente finanziaria fondamentale. E soprattutto in queste ore dove il Parlamento europeo e la sede del Parlamento europeo è stata oggetto anche purtroppo di attentati che condanniamo in senso incisivo, eh, così come sta avvenendo in tutti i quadri geopolitici e internazionali, è bene ricordare l'importanza che l'Unione europea sia forte, incisiva, unita, perché soprattutto per le regioni, per i dati che ho testè citato e anche per la valorizzazione dei nostri territori, in particolare per l'agricoltura e per quelli agricoli e paesaggistico ambientali, è determinante. La ringrazio per questa citazione consigliere. Adesso una domanda a risposta velocissima perché passo alla quisquilia, all'attualità. Lei è stato fatto oggetto di minacce via Facebook perché ha espresso un suo parere su un questionario che mi risulta non sia ancora stato distribuito nelle scuole umbre, io personalmente non l'ho mai visto, che tratta l'argomento dell'omofobia, dico bene. Ecco, lei aveva detto della lotta naturalmente al bullismo omofobico e quindi a tutti questi aspetti che possono eh, coinvolgere appunto eh, la sfera scolastica. Che cosa le piace o non le piace di ciò e, e che cosa è successo, anche perché ho visto che i giornali hanno dato ampio spazio a questa vicenda, a queste minacce che lei ha ricevuto. Chi mi conosce anche nei miei progressi amministrativi sa che su questo tema, seppur io sostengo l'idea della famiglia tradizionalmente costituita da un uomo, una donna e dai bambini, ho grande rispetto per tutte le scelte e anche in assemblea legislativa ho dimostrato tale mio atteggiamento molto moderato, anzi... Io nella mia sindacatura ho spesso autorizzato eh, iniziative che erano tese a sostanziare un elemento, tutte le persone devono avere la stessa dignità e gli stessi diritti, qualunque sia la propria prospettiva. Detto questo ho semplicemente fatto un'interrogazione a risposta immediata, depositata agli atti. Molto moderata anch'essa, in cui chiedevo semplicemente, testuale, la ricognizione sull'andamento di questo progetto e se il ministero avesse eh, dato su questo ovviamente forme di condivisione. Queste erano le parole molto moderate. A questo ovviamente si è determinato qualche eh, scambio, qualche discrasia sui social network che ovviamente. Ho preso con la leggerezza dovuta, tenendo conto che, a mio avviso, eh, vi è oggi una grande necessità di spiegare bene l'utilizzo di questi nuovi strumenti. Sono importanti i nostri giovani umbri tra eh, 15 e 20 anni. Le immagini che per l'85% di essi hanno aperto un profilo Instagram e l'87% hanno aperto un profilo Facebook. A questi nostri giovani occorre spiegare e anche a quelli che hanno superato tale età. Che sono strumenti importanti per la comunicazione, Ma per la promozione, per lo sviluppo. L'Unione Europea ormai insiste molto sul mercato unico digitale, la necessità che i nostri prodotti siano meglio commercializzati, anche il turismo attraverso la rete. però questo è uno strumento che va Sempre utilizzato la civiltà, in maniera la incisiva per ciò che serve. La ringrazio. Volevo sentire anche la consigliere sì, Casciari. Grazie a Claudio, perché credo che siano da condannare eh, ogni tipo di offesa. Appunto, il, i social vanno usati per quello che sono, ognuno è libero di esprimere, penso, sul proprio profilo eh, i propri pensieri. Eh, senza subire nessuna diciamo, offesa personale eh, sul, 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 sul Ecco, vediamo ci ecco, spieghi il contenuto anche di questo eh, questionario sull'oggetto del questionario che, che eh, vorrei spiegare bene eh, è l'oggetto del questionario è oggetto eh, di una indagine che la legge regionale approvata dall'Aula. Eh, diciamo, eh, ha istituito con un accordo, quindi con una sottoscrizione di un protocollo tra Regione Umbria e Università, mi pare il Dipartimento di Filosofia, proprio per approfondire i, i questo tema, il tema eh, della appunto, eh, diciamo, discriminazione per orientamento sessuale, che era uno degli obiettivi cioè, della legge, cioè raccogliere dati su come, dove e come possono accadere questo tipo di discriminazioni che non ce lo dobbiamo negare ci sono. La stessa minoranza in aula non ha votato quella legge proprio perché non aveva percezione dei dati di quanto potesse essere diffuso questo fenomeno soprattutto nelle nostre scuole. Eh, io personalmente ho visto solo una parte eh, di questo eh, questionario che come lei diceva non è arrivato nelle scuole, tra l'altro mi sembra che il 70% delle scuole non lo hanno eh, preso in considerazione, forse per una mancata comunicazione dell'ufficio scolastico regionale, non so che dirle, ma naturalmente una volta segnato il protocollo poi sta nell'autonomia dell'università gestire l'indagine, la Regione non raccoglie i dati e diciamo come dire fa sintesi poi eh, alla fine della ricerca di quello che ne è uscito. Eh, quindi sul eh, mezzo è stato condiviso da una legge, sul metodo, naturalmente e, e sul il contenuto c'è cioè l'autonomia eh, dei ricercatori dell'università, col quale eh, la Giunta regionale ha stipulato un protocollo per approfondire proprio l'entità del fenomeno. Io sono del parere che sia in questo ambito, ma comunque sempre abbiamo bisogno di conoscere. Quindi eh, sarà il, semplicemente, credo, il prossimo obiettivo di ridefinire il contenuto del questionario, ma di dati e di sapere cosa succede nelle scuole e quali siano poi eh, diciamo, i percorsi che inducono il bullismo o anche fenomeni molto più gravi di cui appunto, eh, pur, purtroppo assistiamo, eh, penso ai suicidi degli adolescenti, credo che sia eh, oggetto, un oggetto importante da definire in termini non solo quantitativi, anche qualitativi. Meno di due minuti ciascuno, riesco a fare una domanda a ciascun consigliere e esigo una risposta breve. Per Carla Casciari questa, restiamo su temi che poi possono interessare anche ascoltatori e comunità. Cooperative di comunità, è una sua proposta di legge insieme al consigliere Rometti, che significa, che, dove incide? Eh, in Cile perché credo che abbiamo bisogno che i cittadini riprendano in mano eh, la propria comunità. È un modo per gestire mh, sia in piccoli paesi, piccoli borghi, ma anche in grandi città, eh, non solo tutta la parte del verde, ma penso per esempio alla gestione diretta, appunto con una cooperativa di comunità dove i cittadini siano una parte attiva del percorso, eh, i nuovi impianti di gestione delle energie rinnovabili, che per esempio che hanno fatto tanto tanto discutere, quindi non stare solo dalla parte della protesta ma invece essere protagonisti attivi, essere dall'altra parte, non essere un'impresa del proprio territorio fatta dai cittadini, quindi eh, gestione della, dei musei, gestione appunto del territorio, dei parchi, del verde, eh, gestione eh, dei borghi anche in termini di vista per esempio culturali, è un salto in avanti eh, di eh, come considerare appunto il rapporto eh, Cittadino, eh, paese, cittadino, comunità: e la proposta di legge, appunto, de ne definisce un po' il quadro giuridico, ma anche delle misure per sostenere la nascita di queste realtà. Quindi... Stimolare, aiutare l'intrapresa da parte delle persone sì, sul considerate territorio. Considerate che, per esempio, in Germania tutti i nuovi impianti di gestione delle energie rinnovabili, penso agli impianti biomassa o anche altri tipi, l'energia idrica da, da, da sfruttamento eh, idrico, Perfetto. è tutta in mano alle cooperative di comunità. Perfetto, Claudio Ricci. So che lei è bravissimo anche nella sintesi, eh, lei, però la risposta è quasi una battuta. Ma all'alta velocità, dopo il freccia rossa di. Perugia a Spoleto ci passerà o no? Perché c'è cioè, ora sì. Cominciamo ora no. dalle cose positive. Era stata una nostra iniziativa, di molti consiglieri regionali, quello del far fermare il Freccia Bianca a Spoleto, proposta inoltrata sin dal luglio 2015. Il progetto si è realizzato. L'Umbria sui trasporti deve recuperare molto, in particolare nel sistema ferroviario. E durante la discussione al documento di economia e finanza regionale io insisterò molto sulla necessità del raddoppio della linea ferroviaria Spoleto-Terni, del raddoppio seppur selettivo in alcune parti della linea ferroviaria Foligno-Terontola, in modo che l'Umbria abbia questa trasversale ferroviaria che possa consentire anche di portare la stazione ferroviaria all'aeroporto dell'Umbria che va potenziato, sviluppato soprattutto attraverso maggiori risorse, io proporrò oltre 3 milioni di euro in più all'anno per avere accordi stabili con compagnie aeree low cost che abbiano reti commerciali importanti perché queste compagnie non solo svolgono servizi ma vendono prodotti turistici e quindi attraggono negli aeroporti dove arrivano anche flussi turistici. I prodotti turistici dovremmo essere messi abbastanza bene come vendibilità. L'Umbria, come gran parte del nostro paese, ha buoni prodotti turistici. Quello che manca all'Umbria e all'Italia è all la maggiore capacità di vendere, commercializzare anche e soprattutto attraverso la rete. Lei immagini che se utilizzassimo meglio internet? ne parlavamo poc'anzi, potremmo vendere in più circa il 20% rispetto al nostro fatturato. Sull'alta velocità, e concludo, ovviamente è stato un passo importante aver attivato il Perugia, alta velocità, freccia rossa 500, mi auguro che in futuro verranno utilizzati anche freccia rossa 1000, che sono ovviamente con i convogli ferroviari più evoluti verso Milano e Torino. Adesso, dopo il grande successo, perché il pubblico è stato eh, una quantità tripla rispetto a quello previsto, a mio avviso bisogna fare un altro passo e originata dal nodo di Terni, perché Terni deve essere connessa all'alta velocità, si potrebbe, eh, e l'assessore con delega, devo riconoscerlo, nell'ultima commissione consigliare... Ha aperto a questa nuova prospettiva di poter trasformare il Tacito, che si origina da Terni, in servizio freccia rossa, eh, ovviamente da Terni, confermata a Spoleto, a Foligno, ad Assisi, a Perugia e poi ad Arezzo, istradarlo verso il sistema alta velocità e proseguire verso Firenze, ovviamente Milano e Torino transitando anche per la città di Bologna sarebbe un ulteriore passo importante poi ci sono le localizzazioni di Orvieto la voglio citare perché lì i treni già transitano si tratta eh, di far fare qualche fermata in più e poi c'è il nodo di Orte io sono favorevole anche alla fermata di un Freccia Rossa ad Orte. Però io credo che per la città di Terni, anche sul piano dell'immagine, del marketing, ma anche del bacino di clienti possibili, una città di 115.000 residenti deve avere nella sua stazione a Terni, anche con ambito prossimo a Narni, che è un'altra realtà importante e l'area del Ternano una propria fermata dell'alta velocità, perché vede questi sono servizi fisici, Devo stopparla perché abbiamo terminato ma anche il tempo, immateriali. Conclude. Il fatto che lei ha una fermata in una città, questo determina valore percepito e la capacità anche di attrarre su questo opportunità di investimento. Grazie consiglieri, Grazie. buon lavoro, Grazie. appuntamento alla prossima settimana.